Nuovo appuntamento insieme, facciamo finta che Sentiero di Atlantide ci fa compagnia tutte le domeniche, padrone di casa, amico, fraterno, Nicola Bizzi, come stai? Bene, bene, un saluto a tutti. Oggi partiamo, nel senso che siamo belli carichi, ma l'argomento di oggi veramente è lungo, insidioso, ma va fatto perché serve un po' ad aprire gli occhi, a capire e unire quei fantomatici puntini anche a discapito di tutti coloro che dicono è tutto casuale, non c'è mai un filo di connessione, vedete complotti ovunque. E allora la risposta migliore a questa affermazione la lascio a te, così ci puoi introdurre un po' l'argomento di oggi. Sì, niente casuale. Oggi cominceremo a trattare un tema molto molto delicato e anche un po' pericoloso. Il tema delle linee di sangue e che poi si ricollegano direttamente a certe elite di potere, di dominio, di potere mondiale. E molti si chiedono sempre, no? Ma chi c'è al vertice della piramide? Cosa c'è? Chi è che comanda il mondo? In realtà il mondo è comandato da più vertici, da sempre, fino dalle epoche più remote. Ci sono vari vertici, varie cupole, potremmo chiamarle così, anche spesso in disaccordo fra loro, anche se a certi livelli trattano e mediano sempre. Quando scatenano le guerre non se le fanno mai fra di loro, le fanno fare ai loro subordinati. Questo è lampante ed evidente. Ma prima di entrare un po' nel dettaglio, cerchiamo di capire come si possono essere formate certe oligarchie di potere, certe elite. Ebbene, abbiamo detto, abbiamo accennato, no, nelle scorse puntate, parlando anche di Atlantide, parlando dei continenti perduti, abbiamo parlato di diverse linee di civiltà e di diversi momenti, chiamiamoli momenti, della storia del mondo. E ne abbiamo parlato anche in quella puntata in cui parlavamo di Dante Alighieri. E ci sono dei cicli, a quanto pare, dei cicli cosmici, che si ripercuotono anche sulla Terra, cicli che sono legati, strettamente alla precessione degli equinozi e che danno una sorta di grande anno di 13.000 anni circa. A quanto pare ogni circa 13.000 anni avviene sulla Terra un qualche cosa di devastante, un qualche cosa di molto, molto, molto pericoloso. Che si tratti di impatti cometari, che si tratti di caduta di corpi celesti, chiaramente c'è qualcosa che lo provoca. E questo qualcosa da molti è stato identificato nel famoso Nibiru, il famoso decimo pianeta. Come lo chiamavano i Sumeri, per esempio, e su cui molto ha scritto Zaccaria Sitchin, ha scritto una mole sterminata di libri. Ma secondo tanti ricercatori, tanti scienziati, questo corpo celeste, a prescindere che poi sia la sede d'origine degli Anunnaki, ora stasera non tratteremo di Anunnaki, ma a prescindere quindi da cosa sia, pare che si tratti di un corpo celeste transplutoniano. Io dico transplutoniano, non transnettuniano, perché mi rifiuto di accettare il declassamento di Plutone a pianeta nano. Plutone è un legittimo pianeta del sistema solare, per me tale resta. E quindi esistono tanti corpi transplutoniani che gravitano nella parte più esterna del sistema solare, che il sistema solare è effettivamente molto più esteso di quanto si possa comunemente pensare. Ricordiamoci per esempio che quelle sonde che sono state lanciate ormai tanti, tanti, tanti anni fa e che hanno continuato a trasmettere per anni e anni e anni, sono uscite soltanto da poco dal sistema solare, dopo oltre una trentina d'anni praticamente di viaggio. Quindi potete immaginare quanto il sistema solare nelle sue propaggini più esterne sia effettivamente esteso.
esiste una grande fascia che è densamente, chiamiamola popolata, insomma, diciamo popolata, di corpi di planetoidi, anche di notevole dimensione. Molti sono stati scoperti negli ultimi anni. Il primo a essere scoperto e identificato fu Sedna, per esempio, che ha le dimensioni più o meno di Plutone. Ma ne esistono molti altri che poi sono stati battezzati con codici numerici, con sigle. E pare però che Nibiru, o comunque, o come lo vogliamo chiamare, sia molto 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 grande, che possa essere addirittura delle dimensioni di Giove, se non di più. Quindi un corpo enorme che avrebbe un'orbita estremamente ellittica, che lo porterebbe a intersecare il sistema solare interno circa ogni 3250 anni, sì, circa, più o meno. Ora, secondo Zaccaria Sitchin, gli anni sarebbero 3600, ma secondo calcoli miei, tra l'altro confermati da Newton, è bello che io non avevo letto i calcoli di Newton, in realtà me li sono rivisti dopo e Newton conferma la mia analisi, come l'hanno confermata anche René Guénon e come pare la confermasse anche Dante Alighieri, perché evidentemente sapeva molto a riguardo. Dante Alighieri infatti ci parla, lo abbiamo spiegato, no, di questi 13.000 anni che rappresentano la storia del mondo, suddivisi in due cicli di 65 secoli. E qual è però il problema? È che se è vero che in 13.000 anni Nibiru, o comunque come lo vogliamo chiamare, interseca il sistema solare interno, quindi anche la fascia interna del sistema solare dove si trova la Terra, dove si trova il nostro pianeta, ogni 3250 anni o più, chi lo sa, e non provocherebbe ad ogni passaggio i medesimi danni. Danni perché? Perché chiaramente va ad alterare il magnetismo, va ad alterare le orbite di alcuni pianeti, va ad alterare gli equilibri della fisica su cui il sistema solare si regge. Ma ad ogni passaggio non sortirebbe gli stessi effetti, però ogni quattro passaggi, vale a dire effettivamente ogni 13.000 anni, causerebbe un qualche cosa di epocale, un evento di estinzione di massa, come lo chiamano gli scienziati, addirittura modificando l'asse terrestre, alterando completamente anche l'orografia del nostro pianeta, quindi la disposizione dei continenti, il livello dei mari. Possiamo quindi immaginare che cosa ha vissuto il nostro mondo circa 13.000 anni fa. Di questo ne abbiamo già parlato. Quando vi ho parlato di Atlantide, quando vi ho parlato dei continenti perduti, le prime puntate di questo ciclo di trasmissioni. Ma occorre ritornarci un attimo sopra perché dobbiamo assolutamente capire che come un evento potenzialmente devastante, altamente distruttivo, apocalittico, definiamolo come vogliamo, abbia segnato mito e le coscienze di chi lo ha vissuto e soprattutto dei sopravvissuti, perché è nei sopravvissuti, è in quei sopravvissuti che è riposto il seme, la chiave stessa per capire la nascita di certe elite di potere. Ora arriveremo a parlarne. Immaginiamoci quindi un evento cataclismatico di portata incredibile, devastante, che in quell'occasione fu addirittura doppio. Fu doppio perché quello è effettivamente ciclico, che a quanto pare ogni 13.000 anni colpisce il nostro mondo, si verificò nel 10.000, attorno al 10.800 avanti Cristo. Nel 10.800 avanti Cristo ci fu un impatto cometario.
È stato ipotizzato a lungo dagli scienziati che potesse trattarsi di l'impatto di un asteroide, simile a quello a cui attribuiscono, secondo me, in maniera anche del tutto arbitraria, la scomparsa dei dinosauri circa 60 milioni di anni fa. Ma in realtà è stato dimostrato nel 2014 da geologi e da vari altri scienziati che si trattò di un impatto cometario. Questo perché? Perché un impatto cometario genera in superficie tutta una serie di sostanze che non sono generate da un impatto meteorico. In particolare un impatto cometario, per la natura stessa della composizione delle comete, genera nanodiamanti e i nanodiamanti sono stati rilevati in grandi quantità in strati geologici appunto risalenti al 10.800 a.C. Perché un impatto cometario? Perché molto probabilmente il passaggio di questo pianeta avente un'orbita ellittica che ha intersecato il nostro sistema, avrebbe deviato tutta una serie di corpi celesti e di comete, deviato per ragioni magnetiche, per dinamiche proprio legate alla fisica. Comete che solitamente viaggiano nelle fasce più esterne del sistema solare. E quando una cometa viene deviata, facilmente poi viene attratta dal Sole. Essere attratta dal Sole cosa significa? Significa dirigersi verso il sistema solare interno e quindi potenzialmente poter colpire Marte, la Terra, Venere, oppure Mercurio. O lo stesso Sole. Molte comete infatti si infrangono nel Sole. È stato spesso rilevato da quelle sonde solari, come ad esempio la SOHO, che monitorano proprio il nostro Sole. Ebbene, questo primo grande impatto colpì in Nord America, lo sappiamo, ci sono le prove. Colpì quella che era una grandissima calotta glaciale, perché il mondo all'epoca era in piena era glaciale e stava andando verso una deglaciazione. Il mondo stava diventando sempre più caldo, però esistevano ancora immensi ghiacciai sulla superficie della Terra. E colpì quella che era che i geologi chiamano la calotta glaciale Laurentide nel Nord America, causando a parte uno spostamento dell'asse terrestre. Il Polo Nord allora si trovava dove adesso sorge la baia di Hudson, in Canada. Quindi fu uno spostamento dell'asse terrestre di parecchi gradi. Ci fu un impatto incredibile che depositò nell'atmosfera milioni e milioni e milioni di tonnellate di polvere, di cenere vulcanica dovuta al conseguente impatto eruttivo di centinaia di vulcani. E tutto il Nord America venne completamente spazzato via da un'immensa ondata di acqua, fango, rocce, detriti, praticamente immensi ghiacciai, spessi chilometri, a livello di quelli che oggi abbiamo in Antartide, no? Per darvi un'idea, si sciolsero repentinamente nello spazio di poche ore. Ebbene, questo evento distrusse completamente la vita, sia animale che vegetale e anche umana nel Nord America. Dico anche umana perché poi gli archeologi hanno trovato in strati profondi, sotto questi strati alluvionali, molte tracce di antichi insediamenti, anche altamente civilizzati. Molte scoperte sono state nascoste, chiaramente, perché non c'è molto la volontà di parlarne. Ma il Nord America era densamente popolato e molto probabilmente caratterizzato da una elevata forma di civiltà. Così era in tutto il mondo, parliamoci chiaro. In tutto il mondo esistevano varie civiltà, quella Tantidea non era certo la sola. Era una civiltà estremamente avanzata che aveva comunque molti nemici, nemici parimente civilizzati, ma appartenenti a culture molto diverse e che le erano anche ostili. Il vero problema però si verificò con un successivo impatto cometario, che non è stata, la cui dinamica non è mai stata chiarita fino in fondo dagli scienziati. Perché il primo impatto
oltre a distruggere il Nord America, modificò il clima terrestre generando il Dryas recente, una piccola era glaciale che interruppe il processo di sglaciazione che già era in corso e fece ripiombare buona parte dell'emisfero settentrionale a temperature più rigide, quindi con la formazione di nuovi ghiacciai. Questo Dryas recente durò poco perché si interruppe bruscamente nel 9600 a.C. Nel 9600 a.C. si verificò un altro disastro, un altro cataclisma, molto probabilmente un altro impatto cometario che questa volta colpì l'Atlantico settentrionale, e quindi un altro mega disastro capace di generare eruzioni vulcaniche a catena, tsunami che devastarono completamente tutte le coste. E ciliegina sulla torta, l'innalzamento del livello dei mari e degli oceani di circa 150 metri nello spazio di pochi anni, nello spazio di 20-30 anni. E immaginiamoci un innalzamento repentino del livello dei mari, avvenuto peraltro dopo un cataclisma che ha oscurato il cielo per anni. Per il blocco della fotosintesi, creando climi rigidi, venti di portata inimmaginabile, terremoti. Questo evento ha segnato indelebilmente la coscienza collettiva e la memoria dei sopravvissuti ed è presente in tutte le culture del mondo ancora oggi, in tutti i substrati mitologici. Il grande diluvio, no? Poi di diluvi ne sono avvenuti tanti minori dopo, successivamente, ma questo è l'evento per eccellenza che ha segnato la memoria storica. Ebbene, un evento del genere distrugge la civiltà come noi comunemente la intendiamo. Ma il mondo non è finito, lo sappiamo, il mondo è risorto sulle proprie ceneri ed anche l'umanità ha saputo risorgere, ma dobbiamo tenere conto di un fatto. Se l'umanità è potuta rinascere e ripartire praticamente da zero, senza però quel livello di evoluzione, quel livello di conoscenza che poteva essere scientifica, astronomica, anche pratica, si è potuto farlo pur senza avere materialmente gli strumenti che magari potevano avere quegli uomini delle generazioni precedenti. Immaginiamoci oggi, no? Succede un evento del genere. Non è più possibile estrarre il petrolio e diventa ormai un vago ricordo. Magari vengono distrutte tutte le raffinerie, vengono distrutti tutti gli impianti. Viene a mancare totalmente l'energia elettrica, perché un disastro del genere distruggerebbe completamente ogni centrale, ogni edificio verrebbe abbattuto magari da terremoti di portata inimmaginabile. Quindi si tratterebbe di un mondo con il ricordo dell'energia elettrica, con il ricordo magari anche dell'energia nucleare, con il ricordo delle conoscenze scientifiche, delle comodità della vita quotidiana. Un mondo che rinasce dalle rovine. Le rovine delle città vengono poi man mano ripopolate da popolazioni che però non sono più in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici dei loro genitori o dei loro nonni. Non sono più di conseguenza in grado di restaurare gli edifici che cominciano a crollare. Non sono più in grado di costruire navi. Magari fanno delle piccole canoe con i tronchi di legno, ma non sono più in grado di avere quell'ingegneria navale che permetteva ai loro genitori, ai loro nonni di spostarsi da un continente all'altro. Succedesse oggi, le nuove generazioni non sarebbero più in grado di utilizzare aerei, non sarebbero più in grado di fare niente. Anche gli stessi telefoni diventerebbero un vago ricordo del passato, anche perché una catastrofe del genere distruggerebbe anche i satelliti, distruggerebbe tutte le linee di telecomunicazione, e quindi ci sarebbe il ricordo mitico che poi diverrebbe mitologico, addirittura dei telefoni cellulari, di uno strumento che permetteva di comunicare, e magari un nostro discendente
interpreterebbe questo ricordo mitico dei cellulari come uno strumento atto a comunicare con gli dèi. E qui veniamo al dunque, perché ipotizziamo nel passato, in questo disastro che seguì al cataclisma all'impatto cometario del 9600 a.C., che poi è lo stesso di cui ci parla Platone, immaginiamoci sopravvissuti. Forse, senza esagerare, sopravvisse un 10% dell'umanità. Abbiamo detto, no, che le coste vennero spazzate via e sommerse, buona parte delle civiltà doveva trovarsi lì. E ci sono le prove, gli indizi che attestano che buona parte della civiltà ricominciò dalle montagne. Per esempio, la civiltà mesopotamica, tutta l'area della mezzaluna fertile discende direttamente da popoli che in epoche incredibilmente remote, proprio attorno al 9000 a.C., sono discesi fino poi a Babilonia, fino poi in Anatolia, ma da dove? Dalle catene del Tauro, dalle montagne o dai monti dell'Ararat. In quella zona, per esempio, ai piedi della catena del Tauro, nella Turchia sud-orientale, c'è quello straordinario sito archeologico di Göbekli Tepe, dove hanno individuato tutta una serie di centri cerimoniali con enormi pilastri, con raffinatissime sculture, rappresentanti fra l'altro anche delle costellazioni. Sono chiaramente un'allegoria di costellazioni, quindi denotano una grande conoscenza astronomica. Ebbene, questo sito, che poi è incredibilmente esteso perché è stato scavato da un grande archeologo tedesco che è morto pochi anni fa, continuano gli scavi, sono tuttora in corso, e hanno identificato altri 11 siti simili in tutta quella zona. Quindi doveva essere un centro cerimoniale, religioso, perché non hanno trovato tracce di abitazioni, a meno che non ci fossero città nelle immediate vicinanze, che è probabile. Ma questi erano comunque centri religiosi, osservatori astronomici, creati da una civiltà precedente a questo grande disastro. E particolare interessante, questi complessi megalitici sono stati deliberatamente ricoperti dalla Terra quando? Circa 9000 anni fa. Quindi i popoli che li avevano costruiti, quel popolo che li aveva utilizzati a livello cerimoniale, li aveva poi ricoperti completamente di terra per occultarli, forse per non farli, per proteggerli temendo un altro disastro che magari temevano si verificasse a breve. Popoli che magari poi erano andati via, erano emigrati altrove in zone più ospitali. Ebbene, immaginiamoci i sopravvissuti di questa e di altre civiltà che all'epoca popolavano il nostro mondo. Chiaramente sono sopravvissute magari le popolazioni che vivevano a quote piuttosto elevate, quindi su altopiani o addirittura su montagne, quindi una minoranza dell'umanità. E immaginiamoci che fra questi sopravvissuti vi siano stati degli scienziati, o comunque persone in grado di utilizzare, riconoscere le tecniche della scienza, di conoscere la scienza e le stesse tecniche del suo funzionamento, cioè anche le dinamiche della costruzione di un'apparecchiatura, le dinamiche della costruzione di una batteria elettrica, oppure di un velivolo, o di un semplice accendino, o di una semplice bussola, ora dico così per dire, no? Ma strumenti che magari noi oggi giudichiamo poco importanti o insignificanti, avrebbero veramente potuto cambiare le cose se qualcuno avesse saputo ancora usarli e utilizzarli dopo un disastro del genere. Per cui io ritengo che tutta una serie di scienziati e persone di un certo livello culturale siano stati portati a coalizzarsi tra loro, anche per distanziarsi a livello sociale da una massa che stava già riprecipitando nella barbarie, e questo è inevitabile,
anche i moderni antropologi sanno benissimo che se venisse a mancare la corrente elettrica per più di 10 anni consecutivi, le nostre città sarebbero popolate da barbari che perderebbero la qualunque condizione civile nel raggio di una generazione. Quindi immaginiamoci questi sopravvissuti che magari avevano una conoscenza di tipo scientifico o erano scienziati a tutti gli effetti. Iniziarono a coalizzarsi fra loro anche per scambiarsi le reciproche conoscenze e per meglio sopravvivere in un mondo ormai in preda all'imbarbarimento. Io non escludo che questo coalizzarsi fra loro di scienziati, intellettuali, persone comunque dotate di raziocinio e di conoscenze, abbia portato alla nascita di vere e proprie confraternite segrete, confraternite segrete che si prefissero il compito di trasmettere la conoscenza di un mondo che prima era stato e che loro avevano ereditato, trasmetterla segretamente attraverso una linea iniziatica, non più accessibile alle masse, a masse che avevano perso ogni contatto con la civiltà, e questo per preservarla. Questo per preservare certe stesse conoscenze. E questo è quello che è avvenuto in effetti nella più remota antichità, perché certe confraternite che hanno cominciato poi a dettare da dietro le quinte anche le linee della politica, le linee delle prime comunità umane che risorsero dal nulla, dei primi regni, delle prime tribù, dovevano essere necessariamente delle confraternite elitarie ed iniziatiche che custodivano al proprio interno certe conoscenze per non farle andare perdute. E molto probabilmente certe confraternite si arrogarono il diritto di imporre a tavolino una sorta di tutto un insieme di culti religiosi, anche per dominare e controllare meglio le masse. E questo lo scrive fra l'altro anche Saba Sardi, che era un grandissimo scrittore, in un suo libro intitolato Dominio, dove spiega come fino dalla preistoria certe elite di potere hanno assunto un dominio sulle masse, sui popoli, che poi non hanno mai di fatto più abbandonato. Ma sono ovvie constatazioni queste, perché non può essere andata diversamente, è comprensibile. Ma quello che è interessante è che fino dai tempi più antichi non sono state molte queste linee di trasmissione della conoscenza. E spesso queste linee di trasmissione della conoscenza sono sopravvissute attraverso il passare dei millenni, dei secoli, e talvolta cambiando nome, talvolta cambiando aspetto, ma hanno sempre mantenuto all'interno la stessa consapevolezza che gli stessi obiettivi. Gli obiettivi quali erano? Il continuare a proteggere e a tramandare una certa conoscenza ormai divenuta segreta, divenuta elitaria, divenuta misterica. E l'obiettivo quale? L'obiettivo primario è quello del potere, quello del dominio, quello del controllo. Perché niente avrebbe più potuto togliere loro dalla testa che e quella conoscenza dava loro per diritto, per una sorta di diritto divino, l'investitura a dominare, l'investitura a controllare le masse. Ebbene, da queste primarie confraternite se ne sono sviluppate molte altre, come un albero, no, che germoglia, che emette nuovi rami, e vediamo come la storia delle antiche civiltà, le antiche civiltà della Valle dell'Indo, le antiche civiltà del Medio Oriente, della Mezzaluna Fertile, le antiche civiltà del Mediterraneo, sia stata sempre caratterizzata dal dominio culturale e religioso di certe confraternite segrete, e poi di conseguenza dominio anche economico, perché dove si impone le scelte politiche, si impone anche l'economia, si impone anche la gestione dello Stato.
con magari orientamenti diversi, a prescindere dall'etnia dei popoli che governavano, orientamenti diversi e diverse volontà di dominio, diverse volontà di potere che hanno spesso e volentieri portato a scontri, portato a guerre. Guerre di conquista, guerre di rapina, guerre di accaparramento delle risorse, ma soprattutto guerre determinate da queste elite che poi non combattevano fra di loro. Cioè, si faccia attenzione a questo particolare. Certe elite hanno sempre evitato di combattere direttamente tra loro, hanno sempre fatto combattere tra loro i popoli assoggettati. Come i grandi generali della Seconda Guerra Mondiale, no? Tranne rarissime eccezioni come Rommel o pochi altri, solitamente non è che andavano sul campo di battaglia in prima linea imbracciando un fucile o una mitragliatrice, se ne stavano nei loro quartieri generali, con le cartine geografiche alla mano, come se giocassero, no, a risico, no? Mentre milioni e milioni di soldati si ammazzavano fra di loro sul campo di battaglia, al posto loro, no? E così molto probabilmente è avvenuto in antico, e certe linee di potere erano originarie però da 4-5, sono riconducibili a 4-5 unici ceppi. Ceppi che a loro volta discendono dalle precedenti civiltà. Oggi può sembrare fantascienza, può sembrare difficile da capire, da accettare. Ma vi dico una cosa, non si comprendono le origini effettive di certe elite dominanti del giorno d'oggi se non si è consapevoli che sono esistite, che è esistita una precedente storia del mondo taciuta dai libri di scuola, dall'università. Il tutto, la chiave dell'origine delle elite che oggi dominano il mondo, risale assolutamente in una precedente civiltà, cioè in una precedente fase della storia del mondo, e nelle civiltà che la caratterizzavano e in quelle elite di quelle civiltà che sono sopravvissute. Perché civiltà che magari erano già in guerra tra loro, prima del cataclisma, civiltà che già portavano avanti una diversa visione del mondo, una diversa strategia, anche religiosa, perché già c'erano le religioni. È inevitabile che abbiano continuato a lottare fra di loro dopo, nella fase del dopo, e vale a dire nella nostra fase, in questa nostra linea di storia umana. Chiaramente, mentre magari prima si trattava di civiltà contrapposte anche militarmente, che guerreggiavano tra loro in maniera diretta, in maniera aperta, cosa abbiamo dopo? Abbiamo magari le elite di una e le elite dell'altra che si trasformano, come abbiamo detto, in confraternite segrete ed iniziatiche, e che a loro volta poi favoriscono, con insegnamenti mirati, insegnando i primi rudimenti dell'agricoltura, i primi rudimenti della canalizzazione delle acque o della gestione dell'amministrazione politica, per fare un esempio, no? Favoriscono la nascita di regni, la nascita di tribù che magari poi si evolvono fino a diventare degli stati di senso compiuto. Quindi la maggior parte delle civiltà che sono sorte dopo quel grande cataclisma li dobbiamo molto probabilmente a queste elite di potere che non erano altro che i sopravvissuti di un ciclo temporale precedente. E se avevamo per esempio una civiltà atlantidea che sosteneva nella propria mitologia, come già abbiamo detto, di discendere da questi Picentau, questi Azzurrei, no? Questa civiltà extraterrestre che si sarebbe insediata sulla Terra circa 90.000 anni fa e di cui l'uomo di Cro-Magnon sarebbe stato un diretto prodotto mediante un'ingegnerizzazione, un'operazione genetica vera e propria. E dall'altro lato avevamo magari delle altre civiltà sorte in Asia, sorte nella valle dell'Indo in particolare, che potevano avere avuto origini diverse e che potevano essere in conflitto con la civiltà atlantidea.
Per esempio, i testi, i documenti dell'archivio Rumor di cui parla l'altra Europa fanno dei chiari e palesi riferimenti ad un'organizzazione iniziatica estremamente antica, che guarda caso, questa fantomatica struttura, no, come viene chiamata, guarda caso fa risalire per bocca dei suoi stessi aderenti che parlavano con Giacomo Rumor la propria origine al circa 10.000 anni fa. E tutto torna, no? Siamo effettivamente a quest'epoca post-diluviana, in cui nacquero certe realtà che sono poi sopravvissute sotto varie forme fino ad oggi. Se da parte, chiamiamola Atlantidea, tra virgolette, no, sono sopravvissuti sicuramente dei nuclei segreti che poi hanno portato alla nascita della civiltà minoica cretese, per esempio, Creta fu la principale colonia di Atlanti nel Mediterraneo, e la civiltà minoica cretese fu conseguenza la diretta erede della civiltà atlantidea nel Mediterraneo, ereditandone anche gli usi, i costumi, molto probabilmente anche la lingua o parte di essa, e le tradizioni religiose. E infatti Creta aveva una tradizione religiosa che era improntata sul matriarcato e sulla venerazione, sul culto degli antichi dei titani, che poi da molti vengono assimilati a questi azzurrei provenienti dal di fuori. E quindi c'è sempre stata questa contrapposizione. Da un lato la civiltà post-atlantidea, vale a dire quella di Creta, poi venuto meno l'impero minoico, la civiltà egeo-anatolica, la civiltà troiana, che poi dopo la guerra di Troia il tutto si riversò a carattere religioso nei misteri eleusini. Poi a Eleusi anche lì avvenne qualche cosa di molto particolare. Secondo la tradizione, la dea Demetra si sarebbe incarnata in forma umana alla ricerca della figlia perduta, no, di Core, sottratta da Zeus. E giunta poi ad Eleusi, si sarebbe manifestata al popolo. Eleusi all'epoca era una piccola città. È tutt'oggi, per carità, ma era una piccola cittadina ed era un regno autonomo che spesso guerreggiava con Atene, con la vicina ingombrante Atene che già esisteva ed era ai ferri corti con Eleusi per tutta una serie di motivi anche geografici, per il controllo del Golfo di Salamina. Ma Eleusi era una piccola realtà guidata da un re, un certo re Celeo. L'Inno Omerico a Demetra, per esempio, che è un testo che risale all'ottavo secolo, fra il settimo e l'ottavo secolo avanti Cristo, ci parla della nascita di vere e proprie tribù, vere e proprie tribù sacerdotali, che vennero investite direttamente dalla dea, perché quando la dea poi si manifestò, quando ottenne la restituzione della figlia, ormai divenuta Persefone, e comandò che le venisse eretto un nuovo tempio sulla collina di Eleusi. E lei fece un discorso che è passato alla storia come il discorso della rivelazione, e incaricò tutta una serie di tribù locali che avevano una particolare origine, che avevano un particolare capostipite, di trasmettere i misteri. E queste tribù divennero delle tribù sacerdotali, dei veri e propri genoi, nel senso pieno di questa parola greca, delle tribù allargate, qualcosa di molto simile alla gens latina, poi, no? Che non avrebbero mai interrotto, e hanno continuato a farlo fino ai giorni nostri, la tramandazione della cultura misterica e segreta dei misteri eleusini. Per esempio, no, c'è un documento, questa è una cosa inedita, l'ho pubblicata nel mio libro Eleusi a Firenze, ma non è mai stata
pubblicamente divulgata prima. Questo documento riporta testualmente quali furono queste tribù. E poi vi spiego la loro importanza. Nel 1216 avanti Cristo nato, 12 anni e mezzo prima della guerra di Troia, la dea Demetra scelse i Nanask, questo è un termine arcaico che è pari al Vanax miceneo, i capi. È un termine che potremmo tradurre anche conduce, condottiero. I Nanask delle corti e tribù dell'Eusi. E la figlia di Eleusi e Megara, scusate, perché è importantissima anche la città di Megara che sorge tutt'oggi vicino ad Eleusi. E la figlia Persefone scelse invece i Vanax delle corti e delle tribù delle città di Argo e Sicione, dando così vita ai padri Eleusini, cioè agli Eleusini autentici, agli Eleusini originali, ai detentori della sapienza misterica. Quindi vennero unite delle tribù che provenivano non solo da Eleusi, ma addirittura dalla vicina città di Megara, da Argo e da Sicione. E queste tribù vennero investite proprio direttamente dalla dea del compito di portare avanti questa tradizione. E allora, vi dico quali erano. Dai Umolpo, della tribù etiopa, niente a che vedere con l'Etiopia, chiaramente si parla molto probabilmente del Nord Africa, perché pare che Umolpo provenisse dal Nord Africa, e da Callitope, che era la sua moglie, la corte Imprium e Umolpidium. Nacquero praticamente gli Umolpidi, che diventarono poi la prima e più importante famiglia sacerdotale di Eleusi. Da Cerix, della tribù Tirra, e da Callidice bellissima, nacque la seconda tribù, quella dei Cerix. Da Cele, il possente della tribù Eleusi, questo era Celeo, il re della città, e da Metanira, dalla vita sottile, nacque la terza tribù, la tribù dei Celeti. Da Palistene, della tribù Megara, e dall'amabile Demo, nacque la quarta tribù, la tribù dei Palisseni. Poi da Diocle, agitatore dei cavalli, della tribù Argiva, quindi che proveniva da Argo, e da Cleisidice nacque la quinta tribù, la tribù Dioclena. Da Triptolemo, dalla cortamente della tribù Eleusa Sud, quindi lui era proprio originario di Eleusi, nacque la tribù dei Triptolemi. Poi da Dalice, della tribù della città di Sicione, e da Iante, che era la moglie, nacque la tribù dei Dalicensi. E da Demofonte, che poi era il figlio ultimogenito di Celeo e Metanira, che la dea Demetra, a cui la dea Demetra voleva donare l'immortalità, e della tribù Eleusa Nord, nacque l'ultima corte, l'ultima tribù, quella dei Demofonti. Ora, perché le ho citate? Di queste tribù scarsamente sentite parlare nei libri di storia. Si parla molto spesso nei libri di storia, anche perché sono più note, no? Delle tribù di Israele, per esempio, che poi hanno avuto nel bene e nel male un legame indissolubile con la storia europea, e soprattutto con la storia medievale, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma non si parla quasi mai delle tribù eleusine. Queste tribù sacerdotali, che hanno gestito poi per dal 1200 avanti Cristo, voi sommateci altri abbondanti 400 anni, per circa 1600 anni queste tribù hanno gestito il clero di Eleusi, hanno gestito non solo il più grande santuario religioso del Mediterraneo, ma di fatto la più grande religione misterica dell'Europa mediterranea, perché i misteri eleusini, che avevano il proprio centro ad Eleusi, erano una religione misterica che era presente in tutto il Mediterraneo, con templi, santuari ad Alessandria d'Egitto, in Anatolia, perfino nella penisola iberica, perfino
nell'odierna Ucraina, che era all'epoca abitata dagli sciiti, c'erano santuari di Osiri. E loro hanno gestito questo immenso potere per 1600 anni e dopo l'ingresso della tradizione misterica eleusina in clandestinità dovuto all'editto di Tessalonica promulgato da Teodosio dopo l'imposizione forzata del cristianesimo, queste tribù hanno continuato ad avere un ruolo da protagonista nella storia medievale, riemergendo in maniera molto prepotente nella storia rinascimentale e addirittura influenzando direttamente la politica di alcune corti, di alcune signorie dell'epoca. Questo io lo spiego molto bene nei miei libri, ma è una storia completamente nascosta perché di loro non si parla. Ci sono dei libri molto interessanti, fra cui quelli di Diego Marin, che è un bravissimo ricercatore, anche libri di Riccardo Cristiano Tuis, per esempio, no, che ha scritto L'aristocrazia nera e altri libri simili, sono molto interessanti, però spesso non tengono conto di altre realtà parallele a quelle di cui loro fanno cenno. Realtà che magari loro scarsamente conoscono. Quindi chiaramente si buttano su un filone che è già stato percorso, perché bene o male si sa quali sono le linee di sangue che appartengono a una certa fazione, ma raramente si parla delle linee di sangue che appartengono ad altre fazioni ostili alla prima. E qui entriamo veramente in un campo minato, perché intanto dovremmo spiegare intanto quali sono le linee di sangue appartenenti alla prima fazione. In realtà sono tutte o quasi tutte riconducibili a quelle confraternite post-diluviane. Questo non lo ammetteranno mai, sono solo alcuni dei più consapevoli all'interno di certe cerchie, all'interno di certe famiglie che mantengono questo filo ininterrotto. Spesso anche con un salto generazionale, a volte passa un'intera generazione che viene tenuta all'oscuro di certi dati, di certe notizie, di certi segreti, e segreti che poi vengono trasmessi alla generazione successiva. Questo salto generazionale è sempre stato anche un qualcosa di precauzionale, perché magari a un sacerdote, a un grande iniziato possono uccidere il figlio pensando di avere interrotto una linea, ma difficilmente pensano di uccidere il nipote. Pensano che il nipote non conti niente, invece proprio i nipoti vengono istruiti regolarmente fino all'età di 4 anni in certi contesti. Questo è veramente interessante perché continua tutt'oggi. C'è per esempio Diego Marin, lui ha scritto dei libri molto interessanti, fra cui Il segreto degli Illuminati, Il sangue degli Illuminati, libri che hanno avuto anche la prefazione di Santo Giacobbo, e di Roberto Giacobbo, scusate, noto presentatore televisivo, quello di Voyager. Diego fa un quadro piuttosto sintetico, però molto esplicativo, delle origini delle principali linee di sangue che hanno sempre comandato in Europa. E lui le raggruppa secondo delle definizioni, secondo me un po' troppo schematiche, però efficaci. Lui parla di famiglie odiniche, poi dopo vi spiegherò di che si tratta. Poi di famiglie olvunghe, fino ad arrivare poi a famiglie pseudo-desposine, famiglie farisaiche, famiglie machiriche e famiglie chionite. In questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi di famiglie, praticamente si concentrano tutti i regnanti europei
dalla fine dell'impero romano ad oggi, senza esclusione. E oltre ai regnanti europei, tutte le famiglie collaterali, tutte quelle famiglie di potere che hanno nominato papi, cardinali, che hanno tenuto in mano le redini economiche, oltre che politiche, di tutte le nazioni europee, sempre dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino ad oggi. Addirittura prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, perché vedremo che come un determinato ceppo di famiglie sia arrivato nell'Impero Romano direttamente dall'area siro-palestinese, dalla Giudea, dalla Galilea, al tempo delle guerre giudaiche e quindi al tempo dell'imperatore Nerone, e si sia già insediato in Italia all'epoca. Questo, a parlare di questo ci arriveremo dopo. Però questo quadro, che è molto interessante e che ora vi esporrò nei dettagli, non tiene comunque conto di questi gruppi di famiglie nemiche e rivali, di cui ho fatto soltanto un minimo accenno prima. Io vi ho parlato delle 8 tribù sacerdotali di Eleusi. Da queste 8 tribù sacerdotali di Eleusi sono derivate a loro volta tutto un insieme di famiglie, molte delle quali anche nobili aristocratiche europee, che hanno conteso e che continuano a farlo tutt'oggi il potere alle linee di sangue che sono menzionate, per esempio, in questo studio di Diego Marino. Quindi non si capisce una cosa se non si conosce l'altra, perché sono complementari questi due aspetti, ma uno dei due aspetti viene rigorosamente taciuto dalla storia perché è considerato molto, molto, molto scomodo. Ma andiamo per ordine. Aspetta, faccio un'operazione. Ecco qua. Partiamo da quelle che Diego Marino ha classificato come famiglie odiniche, e c'è un motivo per cui si chiamano così. Effettivamente perché sono riconducibili in parte, secondo una loro diramazione, direttamente al sacerdozio del dio nordico Odino. Dico solo in parte perché c'è poi una linea che le collega a stirpi di sangue provenienti dal vicino Oriente, perché lì sta la chiave di comprensione della maggior parte del problema. Ora, gli alberi genealogici di queste famiglie che vengono definite odiniche, che poi hanno riguardato storicamente tutta la stirpe dei Visigoti, per esempio, e anche la stirpe degli anglosassoni, quindi hanno un'importanza enorme, gli alberi genealogici vengono fatti convergere in maniera anche un po' mitica e mitologica a un certo Roes. Questo Roes viene identificato da certi testi come un re sacerdote di Odino che sarebbe vissuto in Danimarca nel IV secolo d.C. Quindi un'epoca in cui c'era ancora l'impero romano, era nella sua fase ormai terminale, era un'epoca di grande crisi sociale, di grandi persecuzioni religiose da parte dei cristiani nei confronti di tutti gli altri culti. Un'epoca in cui l'impero romano d'Occidente si stava lentamente sgretolando. E questo Roes viene identificato dagli storici come il padre di Cattarico, Cattarico che a sua volta sarebbe stato il padre di Marco Mero. E la compagna però di Marco Mero, questo condottiero barbarico, e madre anche dei suoi figli, sarebbe stata una certa Frotmund, chiaramente un nome di origine nordica, figlia di tale Fridolin, altro nome di origine nordica, addirittura legato in questo caso alla dea Freya, ma sarebbe stata, secondo questa tradizione, addirittura discendente di quel personaggio che è passato alla storia come Giacomo il Giusto e addirittura il fratello di Gesù Cristo. Quindi praticamente che la cosa sia vera o no è relativo, perché con questo legame di parentela che hanno sempre vantato,
queste famiglie, cioè, individuando, fregiandosi di individuare nel proprio albero genealogico un legame diretto con la famiglia del Cristo, queste famiglie poi convertitesi formalmente al cristianesimo nell'ultima fase dell'impero romano, hanno sempre basato su questo presupposto il loro dominio. Quindi così hanno fatto altre famiglie che fra poco vi elencherò, altre ceppi di famiglie. Famiglie che poi sono diventate tutte famiglie regnanti o comunque dominanti dell'Europa post-romana. Quindi la considerazione che vorrei fare, che fa veramente riflettere, è questa. Ora, senza voler far torto a chi è cattolico, praticante, a chi è cristiano, a chi è seguace di qualsiasi religione, ma obiettivamente parlando, non esistono le prove storicamente probabili dell'esistenza di Gesù Cristo. Le uniche cosiddette prove storiche, che poi non sono state inserite in maniera postuma, in maniera successiva, come interpolazione, in un manoscritto delle Guerre Giudaiche di Giuseppe Flavio, in cui si parla di Gesù Cristo, in questi testi, in questo testo. Ma sono delle aggiunte realizzate molto probabilmente da monaci cristiani nel V-VI secolo, per tentare di dare delle pezze d'appoggio storiche a una figura che forse è anche esistita, per carità, ma che è in realtà probabilmente molto diversa da come ce l'ha presentata quella religione che su tale figura è stata costruita da personaggi come Paolo di Tarso, San Paolo, Giuseppe Flavio, addirittura il filosofo romano Seneca, e dopo vi spiegherò come e perché. Quindi la cosa sconcertante è che sia esistita o no la figura di Cristo. Ci sono delle famiglie che ritenendosi o sostenendo di ritenersi discendenti dalla linea della famiglia di Cristo o addirittura dalla linea di sangue di Cristo stesso, con una presunta genealogia dei figli di Cristo avuti dalla Maddalena. Quello che conta è che loro ci credono e che, basandosi su questi dati, hanno imposto il loro potere su tutta l'Europa, provocando le peggiori guerre della storia. Cioè, questa è la cosa sconvolgente. Hanno costruito la loro legittimità e il loro potere su una presunta discendenza dalla famiglia del Cristo o dalla stirpe di David, altre famiglie, come fra poco vedremo. C'è un altro ramo di queste famiglie, che viene spiegato minuziosamente da Diego Marina nei suoi libri, che lui chiama le famiglie Olvunghe, che sono riconducibili a personaggi come per esempio Guglielmo il Conquistatore. In realtà si tratterebbe di una vera e propria diramazione delle famiglie odiniche, tanto per complicare, no, il quadro storico. Una diramazione fiorita quando un personaggio come per esempio Ataulfo, avete mai sentito parlare di Ataulfo? Ataulfo era un sovrano barbarico di popoli della steppa, di popoli unni. Lui, il suo nome significa letteralmente da Ataulf, nobile lupo. Quindi proveniva da un clan totemico addirittura, e lui si proclamò re dei Visigoti. E Visigoti che poi conquistarono buona parte del Mediterraneo, ed era fra l'altro il cognato di quel grande delinquente criminale di Alarico, quello infatti l'aveva sposato la sorella, quello che poi è passato alla storia per il sacco di Roma, per la distruzione di Eleusi e per tante altre malefatte. E di Alarico fra poco torneremo a parlare, perché anche lì sta proprio la chiave del potere di certe famiglie. Insomma, questi Olvunghi appunto vengono ricondotti alla figura di Ataulfo come origine. E questo perché? Perché Ataulfo si sarebbe unito in matrimonio con
una donna molto particolare, una certa Maria degli Elcasaiti, che praticamente vantava una discendenza diretta dalla casa reale di David, dalla casa reale della Giudea. E questo è molto importante. Ora, secondo un personaggio come quel grande umanista che fu Giusto Giuseppe Scaligero, che è vissuto fra il 500 e il 600, gli Elcasaiti non sarebbero altro che i discendenti diretti della progenie di sangue, cioè degli eredi di Gesù Cristo e della Maddalena. Su questo mito, perché non vedo come altro potremmo classificarlo, si è fondata buona parte della storia medievale europea su questo mito della discendenza del Cristo dalla Maddalena, e su questo mito nascono importantissimi ordini religiosi. Su questo mito in parte affonda anche l'ideologia dei Catari. Su questo mito nascono i Templari, a tutti gli effetti. Nasce il cristianesimo giovannita, che si contrappose a lungo al cristianesimo paolino, romano, vaticano. E su questo mito sono state combattute le peggiori guerre, sia visibili, combattute fra eserciti, sia guerre sotterranee, guerre clandestine, guerre fra ordini iniziatici, che comunque non hanno fatto certo meno vittime delle prime. E quindi gli Elcasaiti, questa particolare stirpe, vengono chiamati anche desposini. Per esempio c'era un personaggio come Sesto Giulio Africano, grande storico dell'antichità poco noto, lui li chiamava esplicitamente i desposini, che sono poi quella stirpe a cui fa riferimento tutta la storia narratici da Dan Brown nei suoi romanzi, no? Per dare un'idea, per fare solo un esempio. La stirpe di sangue, la linea di sangue del Cristo e della Maddalena. Perché poi qui c'è tutto un mito che in parte si va a intersecare con la figura della Dea Iside. Tutte queste Madonne nere presenti soprattutto sul territorio francese sono riconducibili a un antico culto isiaco. Ma ufficialmente vengono ricondotti alla Maddalena e si è creato questo mito della partenza, dopo la morte di Cristo, della partenza della Maddalena, di questa Maria di Magdala, che a quanto pare fu una sacerdotessa di alto rango, appartenente ad una nobile famiglia, se non addirittura di sangue regale. Secondo questa tradizione sarebbe stata la vera e propria moglie del Cristo, questa sarebbe fuggita insieme ad altri personaggi della sua cerchia, niente meno che per nave in Francia. Sarebbe approdata in Provenza, poi stabilendosi in quella regione dove sarebbe addirittura morta, dove esisterebbe la sua tomba, e dovrebbe avrebbe avuto poi una particolare discendenza, una particolare genealogia. Poi questa leggenda non dice se lei partì che era incinta dei figli o di un figlio del Cristo, insomma non c'è una chiarezza, anche perché non si tratta di fatti storici documentabili e inoppugnabili. Ma fatto sta che esiste un gruppo di famiglie che ha interessato e continua a interessare ancora oggi la storia europea, anche qui nel bene e nel male, ma soprattutto nel male, che ha fondato il proprio potere politico, militare, economico su una presunta discendenza dalla linea di sangue del Cristo. E ora poi, con la fine dell'impero romano d'Occidente, anche lì poi c'è tutta la storia, perché Ataulfo, Alarico poi venne, guarda caso, venne, qui sono i tempi di Teodosio, non dimentichiamoci, sono i tempi di quel criminale che aveva imposto in maniera definitiva il cristianesimo paolino come unica religione dell'impero romano, provocando
la più grande aberrazione giuridica che la storia ricordi, perché il 85% circa dei cittadini romani da quel momento in poi perse i propri diritti politici se non si convertiva. Oggi parliamo tanto, no, di questo grande reset in corso, di queste leggi liberticide, e stiamo vivendo un momento buio della storia, ma pochi si ricordano che 1640 anni fa è avvenuto qualche cosa di addirittura peggiore. Ne abbiamo già parlato magari in alcune puntate, ma vale la pena ricordarlo, perché Teodosio, l'imperatore Teodosio, che viene ancora esaltato da certe frange tradizionaliste della Chiesa, e anche dalla Chiesa ortodossa in particolare, no? Come Teodosio il Grande, era un sanguinario spietato. Lui fece uccidere decine e decine di migliaia di persone senza remore di coscienza, addirittura a Salonicco, una città che gli era in antica Tessalonica, che gli era invisa, che non lo amava, dove aveva delle forti opposizioni, organizzò uno spettacolo circense facendo correre tutta la cittadinanza nell'anfiteatro, e poi fece circondare l'anfiteatro dai propri soldati e fece uccidere tutti gli spettatori. Cioè, questo sarebbe il Teodosio Grande, no? Ebbene, qui siamo al tempo di Teodosio. Alarico, questo spietato e devastatore, al soldo dei vescovi e in combutta con l'imperatore Teodosio, quello che poi fece il sacco di Roma, portando via un immenso tesoro, un immenso quantitativo d'oro, tonnellate e tonnellate d'oro e centinaia di tonnellate d'argento, che erano custodite nei forzieri della Roma imperiale. Questo tesoro, che fra l'altro conteneva ancora probabilmente lasciato integro, come ricordo che Roma non è che aveva bisogno di fondere oggetti d'oro perché di oro ne aveva in quantità, conteneva il tesoro sottratto a Vespasiano nel Tempio di Gerusalemme. Vediamo infatti, che so, sulla colonna, sull'arco di Vespasiano a Roma, no? Vediamo la scena del trionfo, no? Dopo le guerre giudaiche, vediamo questi soldati che con la testa dell'imperatore che portano in trionfo, per esempio, la menorah, questo grande candelabro d'oro che era stato sottratto nel Tempio di Erode, e come quello moltissimi altri tesori. E poi vuole la leggenda che Alarico, dopo aver preso tutti questi tesori da Roma, dopo aver saccheggiato la città, intendesse dirigersi in Nord Africa per appropriarsi delle ricchezze nel Nord Africa. Ma arrivato in Calabria, nei pressi di Cosenza, venne colpito da una febbre, probabilmente malarica, e lì morì. E ufficialmente il suo tesoro non è stato mai trovato. Non è trovato, infatti ci sono miti, ci sono leggende in cui ogni tanto si parla della scoperta di monete d'oro, della scoperta di oggetti riconducibili a quella decima legio che aveva partecipato alle guerre giudaiche, o addirittura si parla del ritrovamento di oggetti provenienti dal Tempio di Gerusalemme, rinvenuti lì nella zona. E questa storia poi si interseca con la storia stessa dei Templari e con la storia stessa di alcuni monaci calabresi provenienti da un monastero proprio nei dintorni dove si ritiene che sia morto Alarico e che sia stato sepolto Alarico, ma di questo ne parleremo un'altra volta, monaci calabresi che sarebbero stati all'origine della vera fondazione dei Templari. Ma questo per dirvi che queste famiglie basano il loro potere su un qualcosa in cui probabilmente credono, un qualcosa che, nonostante non sia dimostrabile storicamente, è un qualcosa che gli ha dato prestigio e che gli ha dato la legittimazione a governare. Cosa successe poi dopo? No? Che dopo la fine dell'impero d'Occidente, a partire dal VI secolo, ci fu un matrimonio fra una principessa danese, tale Burghilde, e il re Burgundo Sigismondo, che era
il tris nipote di Ataulfo. Con questo particolare matrimonio, che potrebbe apparire insignificante, no, a livello storico, no? Io ho citato due nomi, Burghilde e Sigismondo, che sono quasi sconosciuti ai più, ma da questo particolare matrimonio vennero fuori, a livello di genealogia, nell'arco di appena 5 secoli, quelle famiglie reali che poi hanno regnato e che in buona parte continuano a regnare su Danimarca, Norvegia, Svezia, Russia, Inghilterra, Normandia e Italia meridionale. Cioè tutte le famiglie di origine normanna che si glorificavano della diretta discendenza da questa stirpe che poi si fregiava di una sua diretta ipotetica discendenza dalla linea di sangue del Cristo. Quindi di queste famiglie abbiamo avuto i normanni che hanno spadroneggiato a lungo nel sud Italia, e lo sappiamo, in Sicilia, in Campania, in Calabria. Abbiamo avuto le stirpi regali della Danimarca, della Norvegia, della Svezia, che sono ancora lì, che sono sempre le stesse. Abbiamo avuto poi la stirpe regale di Russia, che è stata interrotta soltanto con la rivoluzione d'ottobre, ma che poi in realtà prosegue sotto altre forme con i suoi eredi. E abbiamo avuto quella che per secoli è stata la stirpe regnante sul trono inglese. E pensate, no? Tutto è derivante da qui. E questo quindi è il gruppo delle cosiddette famiglie volvunghe o desposine. Poi c'è un suo sottogruppo, che anche questo ha avuto un'importanza incredibile e continua ad averla tutt'oggi. Sono le famiglie che vengono definite pseudo-desposine. Pseudo-desposine, per tutta una serie di ragioni che ora spiegherò, nelle quali possiamo annoverare per esempio la stirpe dei Merovingi, che ha regnato per un lungo periodo sulla Francia e che poi venne sostituita dai Carolingi. E poi stirpi come quella degli Asburgo, che hanno dominato l'Europa per secoli, i Lorena, anch'essi che hanno dominato per secoli mezza Europa, e il loro ramo collaterale, quello dei Guisa, di cui poco si parla, ma che hanno avuto, soprattutto durante il Medioevo e Rinascimento, un'importanza enorme. Una famiglia di potere come poche ce ne sono state al mondo. E quindi pensate un po', no? Queste famiglie dette pseudo-desposine, chiamate pseudo-desposine, vengono ufficialmente fatte ricondurre alla figura di questo Meroveo. Meroveo chi era? Meroveo fu il terzo re dei Franchi. I Franchi erano una delle tante popolazioni barbariche di ceppo germanico che infestavano i confini dell'impero romano. Popolazioni che poi vennero man mano inglobate nell'ecumene romano, vennero federate all'impero romano e diventarono poi facenti parte a tutti gli effetti dell'impero romano con il conferimento della cittadinanza. E addirittura il padre di questo terzo re dei Franchi, Meroveo, aveva anche sangue romano, perché cioè Meroveo aveva sangue romano perché suo padre era addirittura un senatore romano, era un senatore noto come dalle cronache come Quintus Tarus. Ma c'è un ma. Aveva sì sangue romano, perché questo padre era un senatore romano, ma questo senatore romano, questo Quintus Tarus, in realtà pare che non si chiamasse così, che fosse un giudeo proveniente dalla Giudea e poi divenuto cittadino romano, che vantava una vera e propria discendenza diretta a livello familiare da Giuda di Gamala,
da quel personaggio, Giuda di Gamala, che secondo le scritture sarebbe stato il prozio del Cristo, fratello di Giacobbe, padre quest'ultimo di chi? Di Giuseppe il carpentiere, quello che la tradizione indica come, la tradizione evangelica indica come il padre putativo di Cristo. Quello stesso Giuda di Gamala, quindi che aveva fra l'altro organizzato a più riprese, soprattutto nel 6 e 7 d.C., delle imponenti rivolte antiromane. E quindi ci si ricollega sempre alla Palestina, ci si ricollega sempre a quest'area particolare, a questa particolare area geografica. E anche qui vediamo che questo nucleo, questo gruppo di famiglie pseudo-Desposine, con in testa i Merovingi, ha sempre vantato una discendenza diretta dal Cristo e di conseguenza dalla stirpe di David, dalla casa reale di David, perché poi esiste una tradizione che vuole che Giuseppe, il carpentiere, il falegname, che poi molto probabilmente non, se è esistito, non era assolutamente un carpentiere, ma era un costruttore, vale a dire il detentore di certe conoscenze segrete realizzate alla costruzione, chi vuole intendere, intenda. Vantano appunto questa discendenza. E su questa hanno fondato il loro potere. Quindi una discendenza diretta, quindi dalla famiglia del Cristo, dalla famiglia di Giuseppe, che a sua volta viene fatta discendere direttamente dalla casa reale di David, dalla casa reale di Giudea. E tutte queste famiglie, nel senso più allargato del termine, quindi anche le famiglie che vengono chiamate Olvunghe, che poi vengono chiamate anche Desposine, e le famiglie pseudo-Desposine, che compresero poi la stirpe dei Merovingi, la stirpe degli Asburgo, dei Lorena, di Guisa, hanno sempre avuto il richiamo nella loro mitologia familiare e nelle loro affermazioni di potere a questa mitica stirpe di David, a questa particolare linea di sangue che riconduce al mitico re David. Quindi è vero o non è vero? Poco importa. Quello che importa è che ci credono, ci hanno sempre creduto, e che in nome di questa credenza hanno sempre dominato il mondo allora conosciuto. Si sono sempre arrogate queste famiglie il dominio sull'Europa. E continuano tutt'oggi a farlo. Attenzione, perché continuano tutt'oggi a farlo. Poi il lungo racconto di queste famiglie prosegue, 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 perché ci sono altri ceppi estremamente importanti che poi si intrecciano sempre con quelli che abbiamo rammentato. Ci sono per esempio le famiglie che vengono chiamate farisaiche. Queste famiglie, il loro arrivo in Europa viene ricondotto direttamente alla figura di Giuseppe Flavio. E qui c'è da aprire un po' una parentesi, perché Giuseppe Flavio, che in realtà si chiamava Joseph ben Matityahu, era un grande sacerdote ebraico, un sacerdote di altissimo rango, e fu anche un comandante militare, nell'ambito della guerra giudaica, che scatenò l'imperatore Nerone per tentare di riportare pace in quei territori dove c'erano, in quella provincia imperiale dove c'erano continue sommosse. Nerone mandò i propri eserciti, pensando, forse illudendosi, di riuscire a risolvere la questione in pochi anni, ma alla fine Nerone ci rimise la vita, perché venne ucciso proprio nell'ambito di congiure relative a queste guerre. Fu a vincere queste guerre un generale che poi sarebbe diventato imperatore, Giustiniano, sì, scusate, Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, appartenente quindi alla gens Flavia.
Flavia. Vespasiano, generale inviato lì da Nerone, effettivamente riuscì, dopo anni e anni e anni di combattimenti, a sconfiggere le ultime roccaforti dei rivoltosi. E alla fine occupò anche Gerusalemme, distruggendo il tempio e portandone il tesoro a Roma. Ma ancora dopo la distruzione di Gerusalemme, la conquista di Gerusalemme, c'erano ancora delle roccaforti dove si combatteva. E in una di queste si arrese alla fine, dopo un lungo assedio, questo generale, comandante delle truppe della Giudea, Giuseppe Flavio, che era anche un grande sacerdote. Lui chiese immediatamente di conferire con il generale Vespasiano, da pari a pari. Disse: io sono il generale delle mie truppe, voglio conferire con il generale delle truppe romane. Vespasiano chiese di parlare con lui a porte chiuse. Giuseppe Flavio chiese di parlare con Vespasiano a porte chiuse. All'epoca non era ancora Giuseppe Flavio, lo sarebbe divenuto dopo, perché lui, dopo questo misterioso colloquio con il generale Vespasiano, non solo lui si arrese pienamente a Roma, ma venne inspiegabilmente adottato dalla gens Flavia. Lui venne adottato da Vespasiano come un figlio. In cambio di che cosa? In cambio di un enorme quantitativo d'oro, molto probabilmente una parte del tesoro del Tempio di Gerusalemme che era stato messo in salvo, una parte venne portata via dai Romani, ma una parte doveva essere stata messa in salvo precedentemente all'ingresso dei Romani in città da alcuni sacerdoti, e molto probabilmente il futuro Giuseppe Flavio, questo Joseph ben Matityahu, ben conosceva l'ubicazione di questo oro. Lui avrebbe dato questo enorme quantitativo di oro a Vespasiano, per cosa? Per comprarsi l'elezione a imperatore. Sappiamo molto bene dalla storia che Vespasiano non divenne imperatore subito dopo la morte di Nerone, passò ancora qualche anno, ci furono altri due imperatori nel mentre, ma poi lui ce la fece. Lui riuscì a conquistarsi non solo la piena fiducia delle legioni, forte anche del trionfo, della vittoria, ma riuscì anche con questo oro a comprarsi i favori del Senato, i favori sostanzialmente di chi avrebbe dovuto legittimare il suo potere, il suo avvento al soglio imperiale. Quindi Vespasiano fu ben felice di divenire imperatore. A lui seguì poi il figlio Tito. Non stettero in realtà molto in carica sia lui che il figlio, ma la cosa importante ai fini della nostra discussione è questa. Insieme a Giuseppe Flavio arrivarono a Roma anche altre famiglie sacerdotali provenienti dalla Giudea che nell'accordo facevano parte del pacchetto, facevano parte dell'accordo. In questo modo certe famiglie di altissimo rango sacerdotale non solo si garantirono la salvezza, non andarono al patibolo, non andarono agli arresti come a tante altre capitò, non vennero crocifisse. Anzi, si guadagnarono la fiducia della casa imperiale, l'adozione da parte del casato dei Flavi, enormi ricchezze, addirittura il possesso di ville di estesissimi territori in Italia, cosa anche questa molto strana e misteriosa, e una discendenza. Famiglie che assunsero nomi romani, famiglie che divennero pubblicamente, a tutti gli effetti romanizzate, dalle quali poi, discendono, famiglie che diventarono parte della stessa gens Flavia, da cui poi discesero personaggi come Costantino. Costantino, era in parte un Flavio. Teodosio lo stesso.
Teodosio, quel grande criminale di Teodosio, derivava direttamente dalla gens Flavia come discendenza diretta. Loro praticamente vennero a Roma, si fecero adottare con una precisa missione politica. Intendevano mettere le mani sull'impero romano e lo hanno fatto. Intendevano mettere le mani ufficialmente sul potere di Roma e lo hanno fatto. Come? Creando a tavolino, con tutta la complicità di una rete molto estesa che poi si riconduce alla struttura di rumore. È molto interessante perché Diego Marin, che ha riportato per se stesso la vera lista dei documenti di rumore, dimostra come quello che i testi storici identificano come il padre di Paolo di Tarso, viene indicato come appartenente alla struttura, cioè viene proprio menzionato da questi elenchi. E chi era Paolo di Tarso? Paolo di Tarso, fra l'altro cittadino romano di religione ebraica, proveniente da Tarsos in Cilicia, quindi non in Palestina. La Cilicia è una regione dell'Anatolia. E Paolo di Tarso fu colui che di fatto, convertitosi ufficialmente al cristianesimo, creò quello che divenne il cristianesimo politico, molto diverso da una forma primitiva di cristianesimo. Ci fu un cristianesimo delle origini, fra l'altro un cristianesimo giovannita, che si riconduce poi ai templari, si riconduce ai catari e si riconduce a quelle linee di sangue delle famiglie che abbiamo menzionato prima, vale a dire quelle olvunghe o desposine, le famiglie pseudo-desposine. E c'è un'altra linea di sangue, di cui adesso stiamo parlando, quella delle famiglie farisaiche, che si riconduce invece al cristianesimo paolino. Molto curiosa questa cosa, perché Paolo di Tarso agiva in piena sintonia con Giuseppe Flavio. È emerso da tantissime prove storiche. I due non solo si conoscevano molto bene, ma addirittura quando Paolo venne arrestato dai Romani, quando Saulo, perché Saulo era il suo vero nome, venne arrestato dai Romani, lui chiese di essere processato a Roma perché gli spettava di diritto essendo cittadino imperiale. Quando lui andò a Roma per finire sotto processo, per chiedere udienza direttamente all'imperatore, Giuseppe Flavio, che in quel momento era già stato adottato dall'imperatore Vespasiano, era già un cittadino romano a tutti gli effetti, ma che in quel momento si trovava in Palestina per questioni sue familiari, immediatamente tornò a Roma per perorare la causa dell'amico Paolo di Tarso e riuscì sostanzialmente a farlo liberare. A farlo prosciogliere da ogni accusa. Paolo di Tarso poi era in piena combutta con il filosofo Seneca. Esiste un carteggio che è molto interessante, che fra l'altro viene considerato dagli storici in maniera incredibile una sorta di apocrifo, no? E viene messa in dubbio l'autenticità. E non vedo perché questo carteggio se ne possiedono i manoscritti più antichi. È presente già su manoscritti del IV o V secolo d.C. L'hanno studiato valentissimi storici del passato e l'hanno sempre riconosciuto come autentico. Oggi se ne mette in dubbio l'autenticità perché è scomodo, perché dimostra come Seneca e Paolo di Tarso fossero in piena sintonia già da anni per pianificare una religione finalizzata al dominio delle masse, una religione che avrebbe dovuto fondarsi sul peccato originale, sul
sull'asservimento, sul senso di colpa. Qui potremmo andare molto avanti per ore per entrare in dettagli che sono anche complessi, ma da un punto di vista psicologico, una religione come quella che è stata creata, non il cristianesimo dell'origine, badate bene, ma un cristianesimo politico, che poi è quello che hanno creato loro, che poi è stato imposto a Roma da personaggi come Costantino e infine Teodosio, hanno decretato di fatto la fine dell'impero d'Occidente e il controllo per un altro millennio di quello d'Oriente e hanno portato all'affermazione diretta di queste linee di sangue che discendono dalla, in questo caso dalla casa dei Flavi, per esempio i Carolingi che si sostituirono fra l'altro ai Merovingi in Francia, erano maestri di palazzo dei Merovingi e a un certo punto si sostituirono dopo la morte dell'ultimo Merovingio, Dagoberto II. E i Carolingi vengono ricondotti nell'ambito di queste famiglie cosiddette farisaiche, discendenti dirette di quel ramo della gens Flavia originato da Giuseppe Flavio. Quindi c'è... Ora io per oggi chiuderei perché stiamo entrando in un discorso estremamente complesso che necessita poi di un seguito, perché poi ci sono dei gruppi di famiglie che intendo affrontare in una prossima volta, le famiglie per esempio quelle machiriche e quelle chionite, da cui discendono direttamente famiglie come quelle per esempio dei Rockefeller o dei Rothschild. E qui si entra a toccare argomenti anche estremamente attuali. Però oggi serve per farvi capire come tutto il potere che è stato in carica in Europa e che in buona parte lo è ancora dall'impero romano fino ad oggi è basato su un esiguo ceppo di famiglie che famiglie che hanno sempre basato appunto il loro effettivo potere su questa linea di sangue, o su una discendenza diretta dalla linea di sangue di Cristo, o comunque dalla stirpe, dalla casata reale di Davide. Molto interessante, mentre tu parlavi di questo nuovo tipo di religione un po' politicizzata, a me viene proprio in mente pensata per una mandria, per facilitare il compito a questi mandriani. Quindi vi invito fin da subito ad aspettare un proseguo, perché poi spesso parliamo di attualità ed anche un po' di speranza, perché poi andremo a capire come noi in realtà siamo il terzo che può eventualmente godere tra i due litiganti, perché sennò poi di questo reset, di questo grande reset imminente nei piani di qualcuno, in realtà sembra non essere contrastato. Vedremo poi che in realtà ci sono varie famiglie che per loro interessi possono eventualmente schierarsi di traverso a quello che stiamo vivendo. Hai citato prima Paolo Rumor, quindi la puntata che abbiamo fatto dedicata alla struttura, Riccardo Tuis sull'aristocrazia nera, abbiamo poi anche Giovanni Cianti che anche lui parla di questi mandriani. Insomma, vi invito a vedere anche tutte le puntate precedenti, ma questa puntata va ascoltata più e più volte perché è ricca di dati anche storici in cui veramente si può ripercorrere a ritroso e fare tutti i collegamenti del caso. Prima ho sentito anche... nominare Sauro, quindi andiamo anche un pochettino a collegarlo ai Sangue Blu e a questi sauri, a questi rettiliformi che insomma vengono un po' raccontati da qualcuno oltreoceano come rettiliani, ma in realtà è lì l'origine di un qualcosa derivato proprio da questo Monte Ararat. In realtà non c'è alcuna prova di una presunta origine rettiliana di certi gruppi di famiglie. Questi sono gruppi di famiglie che si sono semplicemente arrogati il potere, hanno saputo mantenerlo, se lo sono spartito, e che hanno sempre fatto matrimoni di convenienza, soprattutto per mantenere intatte oppure il più possibile certe linee di sangue, che loro veramente credono di derivare da... o dalla stirpe del Cristo o da linee di sangue riconducibili alla casa reale di Davide. Ma esistono anche molte altre famiglie che hanno altre origini,
intanto quelle che citavo all'inizio, quelle che discendono direttamente dalle tribù sacerdotali di Eleusi e quelle che discendono anche da tribù sacerdotali di molte altre antiche religioni, la religione esiaca, famiglie di potere anche in questo caso. Vi faccio un esempio banale, i Borgia, i Borja in realtà, una famiglia valenziana che ha dato due papi, Callisto III e Alessandro VI, e che era tutt'altro che cristiana, una famiglia che in realtà ha trasmesso al proprio interno un lignaggio iniziatico isiaco. E questa famiglia è stata talmente potente addirittura da spartire l'America liberamente fra Spagna e Portogallo, tagliando fuori il resto del mondo. Solo per fare un esempio, e questa famiglia è arrivata ai vertici della stessa Chiesa. Esistono quindi tante realtà che sono sconosciute dalla storia, che la storia si focalizza solo su certi gruppi di famiglie, ma ignora quelle che hanno sempre detenuto il vero potere. Fantastico, quindi non ci rimane che aspettare poi un seguito, ma vedete come tutti i puntini prendono forma e vedo che hai poi in mano qualcosa da farci vedere. Sì, vi voglio far vedere l'ultima creatura dell'edizione Aurora Boreale, che è la Germania di Publio Cornelio Tacito. Oggi abbiamo parlato anche di Germania, no? Abbiamo parlato dell'origine teutonica di certi gruppi di famiglie che poi si riallacciano a presunte origini medio orientali, casa di Davide, stirpe del Cristo, ma la Germania di Tacito è un testo emblematico perché ci narra proprio è un testo etnografico e ci narra proprio l'origine, la storia, la cultura di quei popoli germanici che al tempo di Tacito popolavano il limes settentrionale dell'impero. E questo libro che io ho ripubblicato sia in edizione italiana che con la versione originale latina ha un mio lungo saggio introduttivo di circa 50 pagine in cui ripercorro la storia del manoscritto della Germania, perché ha una storia incredibile, è una vera e propria spy story. Manoscritto che fra l'altro proviene dalla Germania perché venne identificato, individuato nel monastero di Hersfeld in Germania ai primi del 400 da Baccio Bracciolini, un umanista fiorentino legato alla Casa dei Medici. Non venne però recuperato immediatamente. Fra l'altro è un codice di epoca carolingia, un codice che risale al IX secolo. Dei monaci in età carolingia praticamente si dette una briga di ricopiare in caratteri dell'epoca tutta la Germania di Tacito. Un'altra opera incredibile della letteratura antica che è la guerra di Troia di Ditti Cretese, il bello troiano, e altre opere minori di Tacito, fra cui l'Agricola. Questo manoscritto, ci fu una gara a tentare di impossessarsene all'epoca. I medici se ne interessarono, no? I medici di cui parleremo la prossima volta, che avevano un enorme interesse verso certi testi rari, ma ci fu un papa, Niccolò V, che era un grande umanista. Fra l'altro era stato membro dell'Accademia Platonica Fiorentina, era un iniziato. Lui cercò di riorganizzare la Biblioteca Vaticana mandando proprio emissari in giro per tutta l'Europa per cercare manoscritti rari o testi considerati andati perduti. Lui mandò un proprio emissario, Enoch d'Ascoli, un personaggio molto strano, un iniziato molto erudito ascolano, che parlava moltissime lingue, che venne mandato in Scandinavia, addirittura in Norvegia, in Danimarca, in Germania, per recuperare per conto del Papa questi testi. Lui ci andò, stette diversi anni, mise le mani su molti manoscritti e riuscì a portarli a Roma. Ma lui arrivò a Roma poche settimane prima della morte di Niccolò V. E questo Papa non acquistò quindi per conto della Biblioteca Vaticana i manoscritti. Lui era però sorvegliato da Carlo de' Medici, figlio illegittimo di Cosimo de' Medici e di una schiava circassa chiamata Maddalena che Cosimo de' Medici aveva comprato a Venezia.
aveva avuto un figlio da questa schiava e per levarselo ritorno chiaramente l'aveva mandato a fare carriera ecclesiastica, non l'aveva conosciuto. E questo divenuto cardinale era la spia dei medici all'interno del Vaticano e riferiva tutto, e riferiva a Cosimo, al padre, addirittura il minuzioso contenuto dell'elenco dei libri recuperati in Germania da questo Enoch Dascoli. Elenco che era stato copiato all'insaputa di Enoch Dascoli, come ammette lo stesso Carlo de' Medici nella lettera, quindi un'operazione di intelligence vera e propria. Ma cosa succede? Muore il Papa, forse ucciso, viene sostituito da Callisto III, il primo Papa Borgia, quello che ho menzionato prima. Questo qui odiava profondamente la cultura umanistica, distrusse addirittura la Biblioteca Vaticana vendendo tutti i testi, cancellò commissioni con grandi artisti che stavano ormai trasformando Roma nella perla del Rinascimento, no, li cacciò, interruppe le commesse, opere lasciate a metà. Fu una tragedia questo Papa, ma venne eletto a 76 anni soltanto per tagliare le gambe a Basilio Bessarione, che era un uomo dell'ordine pitagorico, quindi la curia romana voleva impedire che Bessarione, che era il favorito, diventasse Papa. E che successe? Non acquistò più chiaramente il nuovo Papa i libri da Enoch Dascoli. Enoch Dascoli se ne tornò ad Ascoli, dove morì immediatamente dopo, probabilmente ucciso. Ucciso da qualche emissario dei Medici o di qualche altra famiglia che tentava di impadronirsi poi dei manoscritti, compresa la Germania di Tacito. Ma questo manoscritto sparì nel nulla. Sparì nel nulla fino al 1902, quando venne individuato da un professore di greco e latino del liceo di Iesi nella villa dei conti Baldeschi Valleani, un'antica famiglia aristocratica delle Marche. E poi si scoprì che questo manoscritto aveva fatto parte fino dal 500 della biblioteca della famiglia, perché venne acquisito da un loro antenato. E che successe poi? Loro lo scoprirono e tentarono anche di venderlo all'asta, in un'asta di Sotheby all'inizio degli anni 30, andò invenduto e ritornò quindi alla famiglia. Venne poi notificato dalla sovrintendenza, perché la presenza di questo manoscritto in un'asta internazionale fece molto scalpore. La sovrintendenza lo notificò, quindi la famiglia non poteva più venderlo, ma poteva continuare a detenerlo. Ma la notizia della sua esistenza arrivò anche in Germania, da dove peraltro il manoscritto era provenuto nel 1453. E nel frattempo era andato al potere Hitler, e chiaramente la Germania di Tacito suscitava le fantasie dei nazionalisti tedeschi per certe esaltazioni delle stirpi germaniche che vengono fatte in questo testo. Poi Tacito dice anche che i popoli germanici erano dei grandi ubriaconi che si giocavano a dadi anche la dignità e l'onore, ma questo magari sfuggiva a Hitler e a Himmler, ma loro pensavano di impossessarsi di quest'opera per utilizzarla come una sorta di Bibbia del nazionalsocialismo. E Mussolini ingenuamente nel 1937, durante la sua prima visita in Germania, promise questo libro a Hitler, questo manoscritto. E quando tornò in Italia però venne immediatamente attaccato da tutti gli intellettuali, alcuni dei quali anche influenti nel partito, che gli dissero: ma sei impazzito, cosa vuoi dare ai tedeschi, un pezzo della nostra storia romana? No. Allora lui si rimangiò la parola e il manoscritto rimase nelle mani dei conti Baldeschi Valleani. E però con l'8 settembre del 1943 e con il periodo di caos e con l'occupazione militare dell'Italia da parte dei tedeschi, Himmler si ricordò di questo manoscritto e mandò un battaglione dell'SS a cercare di recuperarlo. Le SS arrivarono a Iesi, saccheggiarono e perquisirono la villa, prima la villa dove il codice era stato ritrovato e poi il palazzo dei conti Baldeschi Baleani nel centro di Iesi, senza trovarlo, perché era stato nascosto in una cesta della biancheria nelle cuscine
del palazzo. Quindi se ne andarono a mani vuote e poi dopo venne ceduto dalla famiglia in prestito alla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma con l'alluvione del 66 venne seriamente danneggiato, venne fatto restaurare, la famiglia se lo riprese, fino a che nel 1993 un funzionario del Ministero dei Beni Culturali convinse i conti Baldeschi Balleani a venderlo alla Biblioteca Nazionale di Roma, dove è tutt'oggi conservato. E io sono stato a scuola, alle medie, ho avuto per 3 anni come compagno di banco il figlio del conte Aurelio Baldeschi Balleani, Niccolò, che è appunto il figlio di quello che nascose ai tedeschi il manoscritto per evitare che lo prendessero e che poi è stato intervistato anche da Focus TV alcuni anni fa. E ho voluto narrare tutta questa vicenda rocambolesca nel mio saggio introduttivo. Quindi è un libro anche simpatico perché, oltre a contenere il testo della Germania, racconta anche la storia segreta di questo manoscritto. Fantastico. E poi il bello di avere i libri fisici, devo dire che hai ricordato in apertura di puntata come in realtà basterebbe qualche anno senza corrente, senza internet, per perdere veramente tutto. Quindi il lato prezioso che bisognerà portare avanti sarà anche un po' il fattore fisico. Quindi possedere un libro, lo sfogliarlo, lo si mette anche un po' così al riparo da qualcuno che magari potrebbe incattivirsi ancora di più sui social, sulle piattaforme di diffusione video. E quindi mi raccomando, riascoltate più volte i video, ma prendete anche spunto. Quindi rinnoviamo il consiglio alla lettura e al possedere i libri. Grazie mille Nicola anche per questa lunga puntata insieme, che ci vediamo la prossima settimana con te. Io vi ricordo che abbiamo tutti i mercoledì, venerdì e le domeniche sere una puntata nuova, quindi venite di tanto in tanto a vedere il canale, lasciate un like, condividete, un abbraccio, un grazie grandissimo a chi fa il passaparola anche su Facebook, su Telegram. Vedo spesso taggato sia me che Nicola in tutti i video che andate un po' condividendo, quindi grazie anche a chi poi ne prende spunto per i vari blog, articoli e quant'altro. Grazie a chi può fare una donazione, che è preziosissima per continuare il lavoro, quindi abbiamo il PostePay, il PayPal, tutti i modi possibili immaginabili. Grazie a tutti coloro che ci contattano anche in privato, quindi abbiamo detto ricordatevi di Facciamo Finta Che su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Telegram, insomma siamo veramente ovunque per rintracciare più gente possibile. Nicola, un abbraccio grandissimo, grazie per questa settimana. Grazie a te. Un saluto a te e a tutti i nostri ormai fedelissimi, un saluto anche ai nuovi, Hare Krishna, appuntamento alla prossima puntata. Ciao.